ad Ariano Irpino con Valerio Manisi. Ciao, ci hai portato Shamu. Di che si tratta? Shamu è innanzitutto parte da un brano musicale del canzoniere ionico che è stato prodotto nel 2016. Quindi realizzare questo cortometraggio è stato il pretesto per realizzare anche il primo videoclip nella storia del nostro gruppo musicale. Però siccome realizzarlo nel 2018 ci sembrava un po' anacronistico come discorso, abbiamo pensato di basare una sceneggiatura e quindi andare un po' oltre i confini della musica, e abbiamo realizzato questa piccola storiella accompagnata dal brano musicale. Shamu nel mio dialetto significa andiamo. Quindi il titolo significa andiamo, diciamo. Noi siamo molto vicini, diciamo, al tuo dialetto sostanzialmente. E volevo dirti, potremmo definire con un aggettivo questo tuo musical corto, non so come definirlo precisamente, con speranza? Sì, soprattutto quello. Infatti è anche un modo per sintetizzare la complessità politica e tecnica che è alla base a volte di tante situazioni anche preoccupanti come quella di Taranto dell'Ilva. Quindi il frutto di tutta questa ricerca e di tutta questa esperienza è proprio la speranza. La speranza in questo caso ci viene data da coloro che lavorano con la semplicità e vivono con la semplicità, che sono i bambini. Cioè, questo è stato un po' il punto d'incontro del cortometraggio, della musica e della storia creata per questo film. E il corto l'abbiamo totalmente realizzato con le energie della Compagnia del Teatro Ionico Salentino, che è una nostra proiezione nata da quest'anno 10 anni fa. È un po' difficile perché per accedere ai fondi bisogna già essere una struttura cinematografica, già una produzione cinematografica, perché dalle nostre parti tipo Puglia Film Commission aiuta parecchio, però noi non essendo ancora una struttura cinematografica accreditata, ma anche con tutti i... come posso dire, assemblata esattamente come legge richiede, come un'azienda cinematografica deve essere, non abbiamo avuto accesso ai fondi, abbiamo fatto tutto con le nostre forze.